Il recente annuncio di Toxtricity Gigamax ha nuovamente sconvolto la community Pokémon. È quello che vorrei trovarmi a dire quest'oggi, ma la realtà dei fatti è ben altra. La realtà è che l'annuncio di Toxtricity è avvenuto nei fatti moltissimo tempo fa, in concomitanza con l'uscita di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Non parlo di un annuncio ufficiale da parte di The Pokémon Company, ma dell'effettiva scoperta di questa creatura, avvenuta mediante il cosiddetto data mining, una pratica attraverso la cui chiunque abbia delle competenze in merito è in grado di risalire ai dati contenuti all'interno di un software che, nel caso specifico preso in esame, sono i dati di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Dati che, ovviamente, non sono tutti visibili all'interno del gioco, con il risultato che qualcosa è stato spoilerato. E tutto questo, sia chiaro, non è che una conseguenza del nostro periodo storico, all'interno del quale le aziende devono fare i conti con un mondo, quello di internet, che è in grado di mettere in comunicazione tantissime persone, le quali, proprio perché tali, divulgano continuamente le informazioni di cui sono in possesso. E dunque anche informazioni che tempo addietro avrebbero probabilmente fatto il giro di un gruppetto di amici, andando a marciare su quel confine sottile tra realtà e leggenda metropolitana. Se però siete qui, credo, è perché attirati da un titolo che denuncia. Denuncia come Toxtricity Gigamax abbia in un qualche modo rovinato Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Se siete interessati alla mia opinione, a quello che sto per dire, beh, mettetevi comodi, perché il discorso che voglio fare non è un discorso semplice. E spero di trovare anche le parole giuste per esprimermi in merito. In ogni caso, prima che mi dimentichi, benvenuti in questo nuovo Critical Hit. Prima di tutto occorre chiarire una cosa: non è ovviamente Toxtricity Gigamax in sé a rovinare il gioco in quanto Toxtricity Gigamax, ma piuttosto tutta una serie di elementi che gli ruotano, per così dire, attorno. E a voler essere schietti, rovinare il gioco è un'espressione forte, quasi esagerata, forse polemica. Mettiamola così per ora. Toxtricity Gigamax compromette sotto certi punti di vista il gioco, ma il mio scopo in questo video è dimostrarvi che tutto ciò è frutto di un atteggiamento generale che, sommando problemi su problemi, ha sì rovinato in questo caso Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Ora, il quadro generale della situazione è questo. Come sicuramente saprete, Toxtricity è uno dei Pokémon più caratteristici dell'ottava generazione di Galar, sia a livello di concept e di eventi in game che a livello di lore generale. E il problema che voglio mettere in luce con l'annuncio della Gigamax appartiene più al secondo di questi campi. Di Toxtricity abbiamo ben due testimonianze antiche sul suolo di Galar, il che lo rende il quarto Pokémon più citato nella tradizione della regione, seguendo di fatto Eternatus Dynamax Infinito, Zacian e Zamazenta. E a questo punto oserei dire quello più fermo nelle menti dei galariani, dato che in quest'ottica i primi tre sono decisamente aleatori. Addirittura ci si è dimenticati che fossero dei Pokémon. Zacian e Zamazenta sono diventati un uomo e addirittura Eternamax è diventato una tempesta. Ora, dicevamo delle testimonianze. La meno importante è una coppia di statue presenti a Kilford presso il faro della città, dove ci verrà narrato che quei due Pokémon rappresentati furono un tempo i difensori di quest'ultimo. Per inciso, qualora non fosse ovvio, i due Pokémon rappresentati sono un Toxtricity forma melodia e un Toxtricity forma basso. Parliamo però di qualcosa di estremamente secondario, mai trattato effettivamente a livello di gameplay e soprattutto citato da un NPC senza che questa citazione abbia degli sviluppi effettivi di qualsiasi tipo. A differenza di quest'ultima, però, la seconda citazione è particolarmente imponente ed è il geoglifo presente a Tarfield, che rappresenta quello che è a tutti gli effetti un Toxtricity Gigamax, stilizzato sì, ma perfettamente riconoscibile una volta visto il Pokémon. Ed è proprio qui che secondo me sorge il problema. Le statue di Kilford rappresentano dei Pokémon ottenibili nel gioco in maniera pressoché istantanea, dato che ci viene data la pre-evoluzione nel percorso precedente e una volta giunti nella città portuale quest'ultima è in grado di evolversi a breve. Se prima dell'uscita del gioco non si fossero guardati i classici leak che escono fuori ogni volta che si parla di un nuovo titolo Pokémon, il mistero si sarebbe svelato in maniera piuttosto semplice. Ma all'interno di questa semplicità il giocatore si sarebbe sentito soddisfatto. Soddisfatto di scoprire che quelle statue che aveva visto in precedenza ricalcano la creatura che ora possiede. Per il geoglifo la cosa è diversa. Il suo aspetto è terribilmente stilizzato, non lasciando intendere che cosa effettivamente quella creatura sia. Ha una centralità forte per quanto riguarda la trama e la lore di Galar e, cosa più importante, il Pokémon che esso rappresenta non è ottenibile da subito in game, ma lo è diventato qualche giorno fa. Quello che voglio dire è che se di Toxtricity Gigamax non avessimo saputo niente di niente fino al suo annuncio, non saremmo quest'oggi a parlarne in questi termini. Saremmo rimasti stupiti di scoprire, mesi e mesi dopo l'uscita del gioco, che cosa si celava dietro quel geoglifo. E invece all'emozione di scoprire qualcosa di nuovo si è sostituita una mite contentezza per aver ottenuto
avuto la nostra Gigamax. Una sensazione che però, a mio avviso, non ripaga rispetto a quello che sarebbe potuto essere, peraltro senza eventi, senza nulla di nulla. Ciò che voglio fare capire è che tutto ciò, dall'annuncio che non rivela nulla alla nullità dell'evento, è fortemente anticlimatico. In un contesto post uscita dei giochi in cui era impossibile evitare determinate cose perché tutti ne parlavano, perché tutti in quel momento si sentivano liberi di fare spoiler perché ehi, il gioco è uscito. E se seguite questi video, se seguite questo canale, siete all'interno della community e saprete benissimo di cosa sto parlando, perché quel Pokémon era ovunque. Magari siete riusciti a non guardarlo, magari siete riusciti ad evitare gli spoiler per qualche miracolo, ma sicuramente ne avete sentito parlare. Se con altre forme Gigamax, quali Snorlax o Melmetal, la situazione è sì triste, ma perlomeno non arreca alcun danno, qui il danno c'è ed è l'esperienza di gioco che in questo modo viene uccisa due volte. Perché rovini un elemento precedente e contestualmente rovini quello che poteva succedergli, rovini tanto il passato quanto il futuro. Tutto questo perché hai permesso che su quel Pokémon si facesse del data mining. E attenzione, non voglio che passi il messaggio fortemente nostalgico e sbagliato dei bei vecchi tempi, quando non c'era internet e queste cose non si sapevano. Perché l'esistenza di una pratica come il data mining non è un problema della nostra epoca videoludica, ma una condizione. È sempre esistito chi era in grado di sbloccare eventi nascosti all'interno delle cartucce. Semplicemente erano in pochi e qualora fossero stati americani non avevano un mezzo potente come internet per comunicare al mondo intero la loro scoperta. E allora la colpa, a mio avviso, va attribuita alla leggerezza di chi ha pensato di inserire nei dati di gioco una creatura così indissolubilmente legata ad un mistero tanto grande. E soprattutto di renderla nascosta al gioco con l'ovvia conseguenza della sua scoperta e diffusione mediante canali che non sono il gameplay. Ora, personalmente, io credo che tutti gli elementi, dalla fortissima stilizzazione del geoglifo al fatto che il Pokémon non sia stato mostrato prima ufficialmente, fanno presagire il fatto che tutto ciò volesse essere tenuto nascosto. Sono stato criticato, ovviamente in maniera costruttiva, su Twitch quando ho espresso questo pensiero, ma per il momento poniamo anche caso che voi di Twitch abbiate ragione. Poniamo caso che a nessuno dentro Game Freak e dei Pokémon Company sia venuto in mente di rendere quel geoglifo un effettivo mistero. È una cosa positiva? È positivo che ci sia così tanta superficialità nello sviluppo di un qualcosa da sprecare un elemento di lore dall'alto potenziale in questo modo? Voglio dire, le alternative c'erano anche con quello che abbiamo ad oggi effettivamente per rendere la scoperta di Toxtricity, non dico eccelsa, ma gradevole. Non sono un esperto, ma i dati di Intellion Gigamax, per dire, non sono stati rintracciati perché immagino siano all'interno del DLC. Non si poteva fare così anche per Toxtricity? Non dico creare un DLC solo per lui, sarebbe pretenzioso e probabilmente anche insensato, dico inserirlo nei DLC che arriveranno a giugno in autunno, cosicché nell'approcciarli mesi e mesi dopo l'uscita di Pokémon Spada e Pokémon Scudo ci saremmo trovati tra le mani la soluzione di un mistero che avevamo indagato nel corso della nostra avventura e ci saremmo sentiti soddisfatti. Volendo, è anche esagerata questa cosa, bastava metterlo in game in un qualsiasi modo senza metterlo nei dati e non mostrarlo, perché qui non si parla di trovare soluzioni ad enigmi. Di fatto la soluzione ce l'abbiamo, buona, perfetto, quel Pokémon è Toxtricity Gigamax. Quello di cui si parla è di soluzioni belle, perché è sempre la solita questione. Non è in questione che cosa vi sia in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ma come le cose siano in Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Questo Pokémon aveva il potenziale per sbancare e risollevare un gioco e invece ha fatto la fine di una mediocre marchetta preannunciata da mesi che nessuno voleva veramente. Se non per farsi la sua collezione di Gigamax, catturarlo nel gioco, spegnere la console e tornare a fare quello che faceva prima senza che al giocatore sia rimasto qualcosa. E allora, sperando di aver chiarito al meglio delle mie capacità perché ritengo che Toxtricity Gigamax abbia in un qualche modo compromesso la trama di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, lasciate che vi illustri una metafora che trovo molto suggestiva per spiegare anche il come tutto ciò sia frutto di un atteggiamento riflesso su Toxtricity. Un atteggiamento generale che si è perpetrato per tutto il gioco e che in questo caso ha decisamente rovinato l'esperienza della trama di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. La trama di ottava generazione poteva essere come Eternamax. Poteva essere la creatura più potente di sempre, ma a patto che tanti piccoli pezzi si fossero riuniti al nucleo per renderlo vivo, brillante, energico. Ecco, la trama di Pokémon Spada e Scudo è invece il nucleo che non si attiva, che rilascia debolissime scariche. La trama di Spada e Scudo è come il nucleo senza desio stelle, con tanti elementi che non ritornano ma restano immobili, congelati all'interno di quella che è la loro
staticità. Penso alle terme di Chichester, penso al geoglifo di Tarfield. Non sono assenti, sono semplicemente luoghi spenti, ibernati in un tempo antico che molto probabilmente non è stato mai pensato come si doveva. E noi sappiamo che le desiostelle, senza un nucleo che infonda loro energia, sono quello che sono. Nient'altro che pietre misteriose alle quali affidare al massimo i nostri desideri nell'irrazionale speranza che esse li esaudiscano. Ed è allora accarezzando queste infinite stelle del desio che cospargono Galar e ammirando questi infiniti luoghi che non hanno mai brillato che anch'io, come Hop, voglio affidare a queste desiostelle un desiderio che purtroppo non ha futuro. Vorrei che negli studi di Game Freak vi fosse un Rose pronto a rendere luminosa una trama per garantirle di vivere per 1000 anni. Nelle nostre memorie. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.